Quel che è certo è che la stampa estera, dall'incontro organizzato oggi a Roma per conoscere la Genova che ospiterà il vertice del G8, ha imparato che nel capoluogo ligure l'inglese è poco usato. Quasi paradossalmente l'organizzatore, il sindaco Pericco, ha portato per l'uditorio internazionale esclusivamente materiale in lingua italiana e ha parlato solo in italiano, non prevedendo alcun traduttore. Per tutta risposta il rappresentante della stampa estera, accolto dall'Apsus, lo ha presentato come sindaco di Venezia. Brutte figure a parte, all'incontro hanno partecipato in qualità di invitati il ministro plenipotenziario Vinci Giachi, la provincia, l'autorità portuale, la PT, Palazzo Ducale, la Porta Antico e Assindustria, non la regione per le polemiche ben note legate al mancato invito. Nel pubblico 55 rappresentanti dei media internazionali. Il primo cittadino, a parte una gaffe circa i ruoli, ha detto è la prima volta che organizzo un G8, ha elencato le opere per rendere accogliente e gradevole la città. 100 cantieri, 68 appalti, 100 imprese, 1600 addetti. All'evento sono stati stanziati 200 miliardi, una cifra ritenuta sufficiente. In merito alla questione sicurezza, il sindaco ha passato la palla al governo e ha inoltre espresso la volontà di accettare il dialogo con movimenti anti-globalizzazione in modo pacifico. E infine sui disagi che i cittadini si troveranno ad affrontare a luglio ha dichiarato che fortunatamente molti saranno in vacanza.